Sterilizzazione del gatto maschio. Quali effetti a medio e lungo termine? Ma sempre dopo la sigla. Benvenuto a questa nuova puntata della rubrica settimanale I consigli del vostro vet. Io sono il dottor Sergio Abbondanza, medico veterinario del centro Santa Lucia di Bellarige Marina. Nelle puntate precedenti ti ho parlato degli effetti della sterilizzazione sul cane femmina, sul cane maschio e nella puntata numero 45 sulla gatta femmina. Oggi voglio parlarti invece degli effetti della sterilizzazione sul gatto maschio. Cos'è la sterilizzazione? Anzi, spieghiamo il termine da un punto di vista medico e vediamo insieme l'anatomia dell'apparato riproduttore del gatto maschio. Con il termine sterilizzazione si intende la procedura chirurgica o chimica volta a impedire la riproduzione di un individuo, che sia temporanea o definitiva. In veterinaria, la sterilizzazione chirurgica del gatto si ottiene mediante asportazione dei testicoli. Il termine medico corretto è orchiectomia. Come dissi nel precedente video, i gatti non sono dei piccoli cani. Può sembrare un'ovvietà, ma il gatto è una specie diversa, con anatomia e fisiologia a volte sostanzialmente differenti. Per cui quello che va bene nel cane non si può né si deve applicare tout court nel gatto. Perché ho detto che non si può considerare il gatto uguale al cane riguardo questo intervento? Perché al di là di alcune cose che sono in comune tra le due specie, quello che succede nel cane in seguito a questo intervento, e mi riferisco agli effetti della sterilizzazione sui diversi apparati, nel gatto maschio non ha alcuna evidenza. Mi spiego meglio, virtualmente non esistono condizioni di salute accertate essere in relazione all'intervento di sterilizzazione del micio. Allo stato delle più recenti e attuali conoscenze, anche la storica affermazione che la sterilizzazione precoce, cioè prima della pubertà, mantenendo le dimensioni infantili del pene, potesse favorire la comparsa o comunque rappresentare un fattore di rischio per l'ostruzione uretrale, è risultata essere non vera. Se mi segui in questo video ti aiuterò a chiarire le idee e alla fine farai la scelta giusta. Partiamo dai vantaggi o dai motivi a favore della procedura. Nel gatto maschio la sterilizzazione ha valore farla perché 1. Perché convivere tra le quattro mura di casa con un gatto maschio intero è spesso impossibile. Normalmente la maggior parte dei gatti maschi interi non sono adatti alla vita domestica, a causa della loro forte dominanza di predatori e del loro deciso e aggressivo istinto sessuale. Inoltre la loro urina è molto, ma molto odorosa, per cui le marcature su oggetti, mobili e vestiti per segnare il territorio le renderebbero inutilizzabili. 2. Elimina il rischio di vagabondare e scappare per la ricerca del partner e per il controllo del territorio e riduce il rischio di conflitti e aggressioni. Questo si traduce in una ridottissima probabilità di incidenti automobilistici, ferite da morso, ascessi e infezioni gravi come l'immunodeficienza felina e la leucemia virale. Quali sono gli effetti a medio e lungo termine della sterilizzazione alla luce dei più recenti studi di revisione sistematica sui pro e contro di questa pratica? 1. Effetti della sterilizzazione sull'apparato urinario. Nell'ultimo studio del 2020 non si sono evidenziate condizioni di salute alterate legate alla sterilizzazione, anche se questa procedura veniva eseguita prima della pubertà. Quindi la sterilizzazione non favorisce l'ostruzione uretrale. E se vi ricordate, su questo argomento sono usciti due video, il numero 37 e il 38. Ti ricordo che il blocco uretrale rappresenta l'unica vera emergenza funzionale in grado di mettere in serio pericolo la vita del tuo micio. Se ti sei perso i video precedenti, ti metto il link nei commenti. 2. Effetti della sterilizzazione sul prendere peso. Il luogo comune è che la sterilizzazione fa ingrassare è un falso mito a metà. La sterilizzazione induce un cambio nella velocità con cui vengono metabolizzate le sostanze grasse ed è provato che stimola l'appetito. Ma l'obesità non è una necessaria conseguenza della sterilizzazione, in quanto numerosi lavori scientifici hanno dimostrato che un opportuno regime alimentare razionato, cioè dieta a basso indice glicemico, a basso tenore di grassi e dosata piuttosto che lasciata a libertà, mantiene tranquillamente il peso senza il rischio di vedere ingrassare il proprio peloso. 3.
Effetti della sterilizzazione sull'apparato muscolo-scheletrico. Nel 2004 è uscito uno studio retrospettivo che valutava, tra le cause che potessero spiegare la frattura spontanea del femore, l'età precoce di sterilizzazione. Il motivo era attribuibile ad una rallentata chiusura delle cartilagini di accrescimento. Ad esso era però associata invariabilmente una condizione di obesità. Motivo per cui è oltremodo consigliabile mantenere un corretto piano alimentare per tutta la durata di vita del vostro amico peloso. Quindi la decisione se sterilizzare quando il tuo gatto maschio è semplice, giusto? Se vuoi convivere con un gatto maschio in appartamento e non è un gatto di razza con tanto di pedigree e riproduttore, il consiglio è quello di farlo sterilizzare. Anche se non ci sono evidenze che ci possono essere differenze tra sterilizzare il gatto maschio prima dei 5 mesi e mezzo o se farla dopo, un mio personale consiglio è quello di aspettare la fine dello sviluppo sessuale, se è possibile, quindi attorno ai 6-7 mesi. Perché ho detto se è possibile? Perché a volte il gatto, al raggiungimento della maturità sessuale, può marcare il territorio con la propria urina, rendendo a volte inutilizzabili alcuni vestiti o oggetti o mobili della casa, creando qualche piccolo disagio. Grazie per essere rimasto con noi in questa puntata. E se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo. La rubrica I consigli del vostro vet la puoi trovare su Facebook, Instagram e sul nostro canale YouTube, dove ti consiglio di iscriverti e mettere una spunta sulla campanellina, in modo da essere sempre aggiornato sull'uscita di nuovi video. Ti ricordo anche di visitare il nostro sito www.cvsl.it, uno spazio in internet pieno di consigli e ricco di informazioni sulla cura e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Qui troverete anche tutti i video delle puntate precedenti della rubrica I consigli del vostro vet. Non perderti le prossime puntate. Parleremo di piometra nel cane femmina e di un grande pericolo per cani e gatti e a volte anche umani, la processionaria. Ciao e al prossimo venerdì.